Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme e non sai che cosa vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in parole e in opere, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore. Gloria a te, la parola del Signore, i Vangeli nostri. Si accolta con fede. Ecco, accogliamo questo racconto di Emmaus che conosciamo così nei dati materiali come un regalo che il Signore ci fa anche oggi per comprendere meglio la nostra vita e come Lui si avvicina a noi, come possiamo incontrare Gesù, soprattutto in certi momenti di scoraggiamento, e come possiamo riprendere forza dal contatto con Gesù. Ecco, questo è un racconto particolarmente ricco di significato per la nostra vita e siamo grati al Signore, allo Spirito Santo che ha ispirato Luca e anche le prime comunità a custodire questo racconto e a consegnarlo nelle Sacre Scritture anche per noi, anche per noi. E osserviamo, diciamo così, in questo cammino di nuovo incontro con Gesù, quattro tappe che si ripetono anche per noi ogni volta che vogliamo fare un'esperienza rinnovata e profonda del Signore. La prima tappa è quella della compagnia di Gesù con i nostri problemi. Vediamo questi due discepoli, Cleopa e anche il suo compagno, che hanno lasciato la comunità di Gerusalemme e si dirigono al villaggio, probabilmente il loro villaggio, con un cuore pesante, pesante, oppresso da quello che è accaduto due giorni prima, il dramma di Gesù. Non solo sofferenti per quello che è capitato a Gesù, ma anche, come si dice, con il cuore profondamente deluso, era crollata per loro la loro grande speranza, il loro ideale. Forse dicono alcuni esegeti, alcuni maestri spirituali, che dicono forse che avevano pure deciso di lasciare la comunità di Gerusalemme e di ritornare alle loro case con il cuore così triste. A volte può succedere anche a noi che dopo che abbiamo seguito Gesù per un certo periodo della vita succede qualcosa nei rapporti con gli altri, con i superiori, nella salute, in qualche peccato che facciamo, che il nostro cuore proprio va a terra, diventa triste, pesante. E queste situazioni sono pericolose perché possono innescare proprio una forza che ci trascina verso il basso, verso la chiusura, verso la disperazione. È una situazione brutta. Ecco, però fin tanto che c'è un po' di cammino, anche nell'oppressione c'è speranza, perché se questi due fossero proprio morti, disperati, Gesù manco poteva far niente per loro. Invece col cuore pesante camminano ancora, vanno verso Emmaus. E Gesù si avvicina, anche se non è riconosciuto in questa prima tappa, si avvicina a loro, sta con loro, apre un dialogo con loro perché possano esprimersi, quasi sfogarsi. Gesù sa già il loro dramma, che è un dramma di sofferenza ma anche di mancanza di fede, però va lì come un viandante comune e dà a loro da parlare, da parlare. Penso che sarà capitato anche a voi, a me è capitato spesso. Ci sono delle persone che all'inizio sembra che vengano per chiedere consigli, invece non vengono per chiedere consigli, vengono per parlare, hanno bisogno di sfogarsi, che questo è un bisogno del nostro cuore, soprattutto in certi momenti. E così questa prima tappa Gesù la fa con loro e la fa anche con noi. Di solito si serve di qualcuno. Qualche volta la fa ispirandoci nel cuore qualche cosa, ma la maggior parte dei casi si serve di qualcuno in modo che noi possiamo aprire il nostro cuore nella nostra sofferenza. E qui si innesca poi la seconda tappa che comincia con un rimprovero di Gesù. È un rimprovero che mi ha fatto ricordare quello della parabola del ricco e Pulone.
quando lui faceva i progetti, che era andata bene la mietitura, questo. Cosa dice la scrittura? Stolto. Dio dice stolto. Questa notte ti sarà richiesta la tua vita, finirà la vita sulla terra, tutto quello che tu hai radunato, chi sarà? La stessa parola c'è qui in bocca a Gesù verso questi discepoli, stolto, stolti e tardi di cuore a credere alla parola dei profeti. Ecco, il rimprovero di Gesù è proprio una medicina capace di scuoterli e di farli uscire da questa ignoranza e incredulità in cui sono caduti. E Gesù comincia a parlare, comincia a parlare, comincia a parlare e il loro cuore si risveglia. E Gesù spiega che cosa? Spiega il senso profondo della tragedia che loro hanno vissuto. Diciamo un dramma, non è proprio una tragedia, però loro la sentono proprio come una tragedia in certi momenti, sconsolati come sono. E cosa spiega Gesù? Spiega che quello che è successo rientra nel disegno di Dio, che è disegno di salvezza. Non doveva il Messia partire tutte queste cose per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò nelle sacre scritture quello che si riferiva a lui, più esattamente il mistero della sua passione e morte, come via di resurrezione. Ecco la seconda tappa anche del nostro contatto con Gesù, quando noi da un livello umano cominciamo già a salire a un dialogo con Gesù aiutato dalla parola di Dio, dalle scritture. Un dialogo con Gesù dove noi diciamo qualcosa e poi dove noi ascoltiamo Lui. E questa è la prima grande preghiera che noi dobbiamo sviluppare. Noi siamo un po' figli di un cristianesimo un poco devozionista, con tante pratiche che cattive non sono, però non hanno questa profondità della preghiera impastata di scrittura. La preghiera comincia a essere profonda quando noi ascoltiamo il Signore. Non solo quando noi gli diciamo cose anche di lode, di supplica e qualche cosa, ma perché si accenda il dialogo tra noi e Lui, bisogna che noi l'ascoltiamo, soprattutto aiutati dalle sacre scritture. E difatti i discepoli, dopo, quando vanno a Gerusalemme e ripensano a quello che è avvenuto, si accorgono della potenza di questa parola. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando lungo la strada ci spiegava le scritture? E sempre San Luca dice a un certo punto, aprì loro la mente alla intelligenza delle scritture. Questo è il dono che il Signore ci fa anche oggi e che noi dobbiamo cercare. Terza tappa, lungo il cammino c'è questa spiegazione, questo rinascere già del cuore. Poi c'è una cosa un po' curiosa, quando arrivano a Emmaus, Gesù fece, dice, racconto come se dovesse andare oltre. Non è per finta, diciamo, che come facciamo noi a volte per le cortesie così diplomatiche, no? Di comportamento. È una cosa profonda questa, perché? Perché il passo successivo che è l'Eucaristia, la cena con Gesù, stare con Gesù, ha bisogno di un invito da parte dei discepoli, perché è un pasto di intimità, un pasto d'amore. Qui c'è la grande legge che Dio ci salva, ma ha bisogno del nostro consenso. Mentre lui nella prima tappa sulla strada va da solo, anche se noi non lo chiamiamo, anche perché noi non saremmo capaci di chiamarlo, entra a porte chiuse, si affianca a noi, così come siamo combinati, quando poi ci illumina sul suo mistero e siamo alle soglie dell'intimità con lui nell'Eucaristia, lì c'è bisogno che noi lo invitiamo. E allora il racconto dice, vedendo che Gesù se ne voleva andare più avanti, gli dicono: no, resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai declina, va al tramonto. Questa è una invocazione profondissima perché all'inizio appare a noi come un gesto anche di cortesia.
In Oriente c'era un fortissimo senso, c'è anche oggi, dell'ospitalità. Questo viandante sconosciuto, eccetera, eccetera, non può andare lì durante la notte dove capita, capita, lo vogliono ospitare. Ma c'è anche un significato mistico più profondo, che è l'invocazione di Gesù sulla sera del nostro cuore, sulla notte spirituale che a volte incombe su di noi. C'è un bellissimo canto che voi conoscete, mi pare, rimani con noi perché si fa sera. Ecco, non è la sera meteorologica, è la sera dell'oscurità dell'anima che ha bisogno della compagnia di Gesù. E Gesù risponde a questa richiesta. Non dice: c'ho da fare, il mio programma è diverso, devo andare che sono un altro villaggio. Accetta l'invito, sta con loro e non sta inattivo. Loro preparano qualcosa da mangiare, ma inserita in questa cena Gesù ripete il più grande atto di amore, che è questo atto che adesso io ripeterò anche qui sull'altare, le parole di benedizioni capaci di trasformare il pane nel suo corpo e il vino nel suo sangue. Il più grande gesto di amore di Gesù, che ci collega proprio alla sua passione e morte e ci inserisce in questo evento misterioso. Difatti nel racconto c'è questo particolare, l'avrete notato, quando Gesù fa questa preghiera, questo gesto che loro conoscevano perché l'avevano già visto il Giovedì Santo in quel modo, e dice il racconto che si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. E poi Gesù sparì dalla loro vista. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'Eucaristia avviene il più grande contatto con Gesù, quando essa è preparata dall'ascolto serio della sua parola, serio e prolungato. Si aprono gli occhi, c'è un contatto diretto con Gesù. Questi giorni a volte ho avuto questa domanda, non so se voi pure, di persone che dicono: padre, ma questa messa che io vedo alla televisione vale o non vale? Può sostituire quella che facciamo in chiesa o non la può sostituire? Avete mai sentito questa domanda voi? Ogni tanto viene questa, soprattutto oggi. Le messe che noi vediamo alla televisione sono sicuramente un grande aiuto per la preghiera personale, anche per l'istruzione, a volte per un momento di raccoglimento. Mi ricordo un senatore famoso, Pier Ferdinando Casini, che alla televisione una volta disse: io sto più raccolto quando la vedo alla televisione di quando mi trovo in alcune cerimonie pubbliche, solenni, spettacolari, con tanta televisione qua e là, eccetera, perché lì mi distraggo. È vero che diciamo così, seguire alla televisione un programma, una messa, soggettivamente nel nostro animo può essere più intenso, più fruttuoso di quando siamo qui, però manca una cosa essenziale, perché è nella messa che avviene la presenza oggettiva di Gesù. Gesù ha detto: prendete e mangiate di me, non ha detto guardate l'immagine di me che mangio. Ecco, solo nella realtà della comunità e del sacramento avviene il contatto oggettivo con Gesù. Il resto è una preparazione psicologica, soggettiva, come quando diciamo il rosario e contempliamo i misteri, ma li contempliamo nella nostra fantasia, mentre nella liturgia avviene attraverso i segni della liturgia stessa. Ecco, un'ultima cosa del cammino: una volta che Gesù si manifesta, poi sparisce.
Uno dirà, ma perché sparisce? Proprio adesso che c'è il bello, che ti abbiamo riconosciuto, Gesù sparisce. Perché nel cammino della fede avviene così, che il contatto vero con Gesù è come una grande luce, che però è brevissima. C'è una mistica che diceva, non mi ricordo il nome, Signore ti ho aspettato, hai bussato alla mia porta, sono corso ad aprire, ti ho visto, ma subito sei sparito. Perché? Perché la fede sulla terra è così, è un contatto profondo con Gesù, un contatto vero, ma è una luce breve in una notte di cammino. Ecco, ma quella luce è così forte, anche se dura poco, così forte, che rimette in piedi i discepoli e gli dà la forza di ritornare a Gerusalemme. Alla sera, cosa strana, perché andavano a piedi, 11 chilometri circa, così forti, così gioiosi dell'incontro con Gesù, che ritornano in comunità e raccontano quello che è successo, è la parte della missione. Chiediamo al Signore che, aiutati un po' da questo racconto, anche noi questa settimana possiamo sviluppare un contatto più profondo con Lui e anche una comprensione migliore del nostro cammino di fede. Così sia.